Siamo a 10 glifi esatti. Adesso ce ne vuole un altro, ragazzi, che è più avanti, esattamente qui. Minchia, mai così lungo un video di Assassin's Creed, eh? È su questa torre, è su questa torre, lo sento, lo sento, lo sento. Mi sa che potrebbe essere anche su, sapete? Da quel che mi ricordo, sì, sapete. Sai che... ho la vaga sensazione che sia su. Eccoci qui. Lui voleva fermare il ciclo, rivelare il segreto. Cazzo, devo continuare a pensare nonostante i mal di testa. L'inventore Nikola Tesla. La trasmissione economica dell'energia senza fili è di importanza fondamentale per l'uomo. Gli permetterà infatti di dominare incontrastato sull'aria, sul mare e sui deserti. L'uomo sarà libero dalla necessità di estrarre minerali o petrolio, trasportare e bruciare combustibili, abolendo così molteplici cause di inquinamento. Il glorioso sole diventerà il nostro servo obbediente. Pace e armonia si diffonderanno sulla Terra. Adesso andatelo a dire ai vari Salvini che negano il riscaldamento globale, l'inquinamento e cose del genere. Comunque, andiamo avanti. Vanno accese le lampade. Però è fighissimo, ragazzi. Non è qua. Il denaro non ha tutto quel valore che gli uomini gli hanno attribuito. Tutto il mio denaro è stato investito in esperimenti, permettendomi di giungere a scoperte che hanno contribuito a migliorare la vita dell'uomo. Ha senso. Visto qualcosa? No, un cazzo. Qua. Trovato in Croazia. Non è questo frutto dell'Eden? No, uguale C. Boh. Eccolo. Trovato in Croazia. L'avrebbero trovato nel suo laboratorio. Cazzmare che è croato. Potrebbe esserci un collegamento. Ok. 11 su 20 conclusi. E adesso ci spostiamo a Forlì, dove ce n'è solo due. Fantastico. Fantasticissimo, ragazzi. Stazione di posta che è qui e ci andiamo verso Forlì. Comunque bellissima questa colorazione così con l'occhio dell'aquila. Vuol dire che è giorno pieno. Allora, un punto dove saltare non c'è. È qua. Non è qui. Oh. E dammi un punto dove saltare. Va bene, capito. Ce la facciamo a piedi. E comunque io voglio dirlo, ma... cioè, trovo molto più facile questi enigmi rispetto ai primi. Ah, te era la persona sbagliata, bravo. Ti mostrerò come si trattano. Sarà bene che vi diate una calmata. Tanto i soldi glielo ho presi, stronzo. Andiamo verso Forlì, al centro città. Allora, si trova esattamente qua. Oh.
Vuol dire che ce n'è 7 a Venezia? Fatemi un attimo controllare, perché potrebbe essere. Sempre stato dalla vostra parte. Sì, ce n'è 7 a Venezia, poi da fare. Laggiù, eccolo! Ma non ho fatto nulla! Così dal nulla mi ricercano. Vabbè, ok. Tranquillo, scendo. Contento adesso. E il corriere mo... lo facciamo, eh. Eccolo là. Come avete imparato a fare? Andiamo al 12°. Thomas Edison a sto giro. Allora fammi vedere un attimo. Allora questa è la Tesla. C'è un problema. Che io non so. Se non mi dai l'equazione qua, per me è dura, eh. Eccola, 4 uguale 1. Ok. Quindi 9 uguale 6. 1 uguale 8. E 7 uguale 4. Com'è errato? Proviamo a contare 9 uguale 2. 1 uguale 4. E 7 uguale 0. Yes, è il contrario. Egregio signor Morgan, è giunta alla mia attenzione una faccenda molto seria. Nikola Tesla intende utilizzare l'F4 per creare una rete di informazioni in tutto il mondo. E come se non bastasse, vuole renderla gratuita. In un attimo la conoscenza si diffonderebbe tra le masse. Non c'è bisogno di dirle quanto tutto questo ostacolerebbe il nostro piano. Dovete subito tagliare i fondi per i suoi esperimenti. Nel caso esitasse, le ricordo che vuole rendere gratuita anche l'energia elettrica, rovinando così i nostri affari. Ho già iniziato a diffamare Tesla a mezzo stampa. Sarà sufficiente che lei riallochi le risorse economiche. Mi occuperò io dell'F4. Sinceramente suo, Thomas Edison. E adesso, ragazzi, si rompono tutte le lampadine. Edison dimostra i pericoli della... e vaffanculo. Filmati vecchissimi. Elefanti. Lui voleva che tutti sapessero il segreto. Per... l'hanno usato per farlo impazzire. L'ho trovato. Fantastico. Dici la password. È 2 con i puntini. The worst problem. Sbagliatissimo, ragazzi. Ok, vediamo un attimo di risolvere questa situazione. Potrebbe essere questo. Come è errato? Come fai se è sbagliato, ragazzi? Forse è così? Ok. Egregio signor Edison, la ringrazio per avermi permesso di utilizzare l'F4 in tutti questi anni. Tra le altre cose, ho convinto i miei dipendenti che avevo aumentato la loro paga di $5, wow, quando invece l'avevo ridotta. Beh, $5 al tempo, ragazzi, erano tantissimi. Ma ora ho restituito l'F4, secondo le istruzioni l'ho inviato in Europa.
è nelle mani di H, quindi presumo che a breve inizierà la guerra. Lasciamo che si diverta, questo genere di purghe fanno bene l'Europa. Poi metteremo fine a tutto con un gran botto, come previsto. Il caos generato dalla guerra favorirà l'instaurarsi di un nuovo ordine. Le allego una foto scattata in Florida. Siamo io, lei e Firestone. Quest'estate dovremmo assolutamente dedicare più tempo al golf. Un parto è stato questo, ragazzi. E andiamo al prossimo, che si trova fuori dalle mura, ragazzi. E si trova esattamente proprio in culo a Gesù. Ed è qui, alla torretta. Ragazzi, io sto malissimo di gola. C'ho la gola secchissima. Usciamo dalla porta nord e datemi un cavallo, per favore, perché sennò qua ci metto 24 anni. Ma in tutto questo mi stanno aumentando i progressi, no? Perché chiedo per un amico 80,98, no, non stanno aumentando. Magari i glifi finiti aumentano, sicuro. Però non vorrei che questo dei glifi fosse soltanto un trofeo. Il che sarebbe veramente, che palle. Ma non ho fatto niente. Che palle. Devi scendere. Eccolo, lì, lì. Diavolo, dov'è finito? Laggiù, prendetelo. Ma c'è da fare a botte anche quando non c'è da fare a botte, ho capito. C'è da prendermi dell'acqua. Scherzi col fuoco. Tu non molli, eh. Dov'è Glifi? Eccolo lassù. Scusatemi, ma potete prendere un po' d'acqua perché non ce la faccio più a parlare. Ok, eccoci tornati. Questo è... che è il Monte Fuji. Sono diventato morte, il distruttore del mondo. Non ho letto, vabbè, era troppo veloce. No, che palle ancora. Può darsi che 9 sia il triangolo? E quindi 5... il nulla? Ma non c'è il nulla. Difficile in culo questo, eh. Può darsi che l'uno magari ci abbia questa. Ha senso così. Così il 5, ragazzi, c'ha questo. Il 2 c'ha il cerchio. E il 9 c'ha il triangolo. No, secondo me è sbagliato il 5. Yes. Oggetto, autorizzazione per i test. Per ogni esperimento arriva il momento in cui i risultati vanno verificati all'aperto nel mondo. Non che avverta la necessità di conferme, ma ottenere un successo è fondamentale per porre le basi di un nuovo ordine mondiale. Nel nome della sicurezza e della prosperità occorre che il popolo venga governato col pugno di ferro, senza indulgere inutili rimorsi di coscienza. Date a zero l'autorizzazione. Sono certo che la storia ci darà ragione. Premuto il tasto, bomba di Hiroshima, ok. Beh, Monte Fuji,
ha senso. Sette, uno, sei, quattro, cinque. File sbloccato, siamo a 13 su 20. Godiamoci la sequenza. E usciamo. Oh cazzo, la vita, stavo per morire. Comunque aggiungiamo una banchina, stazione di posta, andiamo a Venezia per l'ultimo glifi. Così poi a Venezia ci rimaniamo per fare la storia principale dopo. Il primo, ragazzi, si trova esattamente qui. Ok, ma io vorrei andarci in quella parte lì, posso? È lassù, in alto, in alto, in alto, in alto. Questo è palesemente l'Egitto. Sono stato nella macchina. Continuano a mettermici sopra. Sto perdendo il controllo. Tutto si fa confuso. Ho un fucile. Gettysburg in lontananza. Ho appena trafitto un uomo. Il mio gilet è sporco di sangue. Sono all'opera. La soprano è bella. Sono a lei. Rida mentre la posso. Sto parlando in tribunale. Nessuno mi ascolta. Sono a caccia. Nella foresta. La luna. Vedo la luna. Sono qui. Devo restare. Che non. Dai. Ascolta. Perché abbiamo questi doni? Queste abilità? Perché ce l'abbiamo nel sangue? Stirpi. I semi furono piantati quando due mondi divennero uno. Ecco gli assassini, figli dei due mondi. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque? No. Forse non questo, ma questo, yes. Otto, zero, nove, quattro, cinque. Riproduciamo tutta la sequenza. E va bene, andiamo avanti. Andiamo, ragazzi, un altro glifi. Sarà il quindicesimo e sarà vicino alla bottega di Leonardo. Anzi, no, scherzo, un cazzo. Sarà esattamente qui. Punta là! Sta scappando! Che cazzo vuoi? Ehi, giù le mani! Cadi e muori. Giusto così. Ma che bug! Bloccatelo! Anche tu, via.
Allora, è a questa chiesa qua. Bello, lì davanti, spiattellato. Perfetto. Sono tutti questi occhi, pare un nido. Guardiani. E si va coi puzzle, Ale. Ok, questo va girato. Qua ci va il piede sotto. Questo è complicatissimo, ragazzi. Ok, fin qua c'è. Manca solo... Che palle, però! Ok. La morte di tutti i tiranni libererà il popolo. Cleopatra. Stalin, minchia! Ne mancano 5, signori.